è stato messo in sicurezza con un intervento da parte di un'azienda specifica, un'azienda peraltro del territorio, il corso d'acqua, in questo caso è il Sellina, adiacente alla sede della Galvanica Formelli, che è stata interessata poche ore fa da un vasto incendio. Si sono eretti due barriere, diciamo, a monte e a valle del corso d'acqua attiguo allo stabilimento. Questo ha permesso di contenere completamente, diciamo, i liquidi che sono liquidi di estinzione, e quindi poi immediatamente alla fine del processo di estinzione l'inizio del pompaggio. In serata arriva una nota ufficiale del Comune di Arezzo che raccomanda per le abitazioni vicine di non tenere le finestre aperte, non consumare verdure e ortaggi degli orti, non utilizzare l'acqua dei pozzi, lavare accuratamente le ciotole degli animali e tenere per quanto possibile gli animali in ambiente chiuso, non stendere i panni fuori dalle abitazioni. L'azienda, oltre a mettere in sicurezza il corso d'acqua, ha quasi ultimato anche la bonifica del tratto interessato dagli sversamenti. Che è già quasi avvenuto perché già non vedo più prodotto, che comunque continuerà questa notte e domani anche con il trattamento dei fanghi, quindi poi da lì si farà la bonifica dei liquidi e la bonifica dei fanghi, e quindi io credo che nei prossimissimi giorni, anche perché il tempo, grazie a Dio, è clemente e quindi non ci sono pericoli insomma, di piogge, di precipitazioni particolarmente violente, dovremmo essere in grado di dare totale serenità a tutto il sistema. Sì, assolutamente non c'è stato nessun proseguimento di inquinamento a valle dello sbarramento. Lo sbarramento, appunto, mi ripeto, è stato fatto un 30-20 metri più a valle di dove stava arrivando lo sversamento, in modo da impedire che si venisse a contaminare una situazione poi di bonifica successiva molto più importante e gravosa. Nel sito interessato dall'incendio la produzione adesso è ferma. L'azienda si stava trasferendo in un'altra zona, ma le operazioni sono ancora in corso. Per intanto abbiamo l'avviamento di un altro sito qui nelle vicinanze, molto importante, molto moderno, quindi dobbiamo contemporaneamente concentrarci su quello, facendo fronte come capacità produttiva. Ho fiducia di riuscire a garantire ai nostri clienti una continuità qualitativa e anche di fornitura, insomma, senza interruzioni.